Non siamo criminali, non ci trattate come criminali, siamo semplici lavoratori. Andiamo solo a lavorare. Polizia e carabinieri sono scesi dai loro automezzi, non è sicuramente un buon segno. E sono, come vedete, in assettanti sommossa e speriamo che non nascano degli scontri. È gente che chiede semplicemente di lavorare, chiede di tornare liberi, di riuscire a fare le proprie attività. Una zona rossa sconcertante dove c'è un virus che sceglie fasce orarie per contagiare le persone, sceglie le attività commerciali. È un virus molto strano. Una situazione precaria, storie che non vorremmo mai raccontare, ma comunque sono oramai all'ordine del giorno. Come vedete, il Corso Umberto è ancora paralizzato. Riusciamo ad inquadrare da qui anche con una zoomata eventualmente per farvi vedere che la città è ancora paralizzata. Questa mattina, mentre la politica discute, la gente urla, è arrabbiata, è stanca. Stamattina, perché sei qua, qual è il contributo che intenti dare a questi amici? Sicuramente una visibilità maggiore agli amici, ai fratelli che si stanno vedendo chiaramente delegittimati della loro professione, del loro lavoro, ma soprattutto anche una bestemmia alla logica. Non c'è una razio dietro ogni decisione. Per quale motivo un supermercato può rimanere aperto e un mercato deve essere chiuso? Non c'è una logica dietro una decisione del genere. Non c'è una logica sanitaria. Ad esempio, uno degli esempi fondamentali, per quale motivo esistono dei negozi cinesi che non vengono chiusi e invece i mercati devono essere chiusi? Ma ci vogliamo andare a fare un giro nei vicoli dietro la Maddalena che stanno tutto quanto aperto? Anzi, noi la spesa come la facciamo? Ve lo dite voi politici, 10 giorni senza lavorare, se noi non abbiamo un euro conservato, il vostro aiuto non ce lo date, come andiamo avanti? E se sono morto? Siamo proprio nel centro della trattativa tra la Digos, tra la polizia e i rappresentanti di questa manifestazione. La voce dei tassisti, proviamo adesso a sentire anche cosa lamentano gli ambulanti. Ragazzi, qual è il motivo principale per cui state manifestando? Il motivo principale che stiamo manifestando sono sempre le stesse cose, che ci hanno fatto zona rossa, ci hanno impedito di far lavorare le nostre famiglie. Noi siamo venditori ambulanti, facciamo mercati su area libera. Siamo commercianti di serie A, non serie B. Con queste restrizioni... Siete tutti regolari con licenza? Tutti regolari con licenza, abbiamo posteggi assegnati, però la zona rossa è solo per le partite IVE. Poi ci sono centri ingrossi aperti, ci sono negozi aperti, cioè ma il virus si vince solo non facendo i mercati. Io questo voglio dire ai signori politici. E poi ci fate fermare senza ristoro, ma noi non lo vogliamo il ristoro, non vogliamo la carità di nessuno. Noi vogliamo lavorare, vogliamo i nostri diritti.